straordinaria come sempre, è un piacere avere con noi Annalisa, ciao! Eccomi, ciao! Senti, io mi metto a saltare di gioia, siamo felicissimi di questa classifica provvisoria, prima e meraviglia! Mamma mia, che partenza pazzesca, è veramente tantissima energia positiva che voglio incanalare nelle esibizioni delle prossime serate, sono veramente felice di questa sorpresa, che per me è stata una sorpresa incredibile, non ci credevo nemmeno io, ecco. Il tuo pezzo è arrivato subito, però spieghiamo un pochino anche a chi ci ascolta, a chi ci vede, come è nata questa canzone. Questa canzone è nata in realtà quasi un anno fa e io penso che l'energia che avevo nel momento in cui è venuta fuori l'idea, è venuta fuori la voglia di scrivere questa canzone insieme anche agli altri autori con cui ho collaborato, fosse proprio il fatto di raccontare la voglia di non mollare, capito? Quindi il racconto è molto cinematografico, no? Tu vedi proprio queste due persone che lottano per rimanere insieme, no? Si aspettano, non si aspettano, e questo amore, no? Per cui si combatte, in realtà è tanto per me la musica, no? È il fatto di essere qui e ogni volta, anche quando il gioco si fa duro, è incredibile, non è mai l'ultimo, penso che non lo sarà mai, no? Anche quando, non lo so, le cose diventano difficilissime, ma tu ti evolvi insieme alle cose, trovi dei modi nuovi di affrontare tutto. È proprio così, si trova una forza che non si pensava nemmeno di avere. A proposito, ieri è una sfida importante, cantare senza il pubblico in sala. Come ti sei preparata? Allora, guarda, io ho cercato veramente di concentrarmi tantissimo sull'esibizione, no? Io quando sono molto agitata, molto emozionata, cerco di tranquillizzarmi con le cose pratiche, no? E quindi, ok, adesso entro, prima cosa scendo le scale, poi arrivo, poi mi rilasso un attimo, poi mi presento, cioè io cerco di rilassarmi così, capito? E poi onestamente ero veramente talmente emozionata che ho fissato il gobo tutto il tempo, per sicurezza, che non si sa mai, capito? Diciamo la casa, è dove c'è scritto proprio il testo della canzone, quindi era focalizzata lì, Annalisa, che ha detto metti che mi dimentico una parola che so ormai a memoria, non si sa mai. Mi agito troppo, stiamo là, ecco. Senti, allora, prima di parlare di giovedì, a proposito di agitazione, ma è vero che quando ti ha chiamato Amadeus, per dirti parteciperai a Sanremo 2021, eri in auto, talmente contenta, felice, piena di entusiasmo, ma cosa è successo alla sbarra dell'autostrada? Praticamente, chiaramente io stavo guidando, avevo il telefono collegato alla macchina, quindi quando ho risposto, io non ho visto che era Amadeus, io ho risposto schiacciando il pulsante sul volante, no? Poi ho sentito la voce, mi sono un attimino, non ci ho più capito niente, poi la felicità è subentrata, ho iniziato a telefonare anche lì sempre col pulsantino a mia mamma di qua di là. A un certo punto sono arrivata al casello di Milano e pioveva, ecco, la scusante che ho è che pioveva e diciamo che ho frenato per andare, vabbè, e sono andata contro la sbarra del telepass, ma piano, perché la sbarra è rimasta comunque su, è arrivato un signore che l'ha raddrizzata, mi ha detto vada pure, io gli ho chiesto ma io posso andare, non devo pagare multe, niente, tutto a posto, no, vada, bene. Vada, d'altronde sono passati mesi, non è successo nulla, aveva ragione. Parliamo invece di giovedì, che cosa succederà? Allora, giovedì facciamo La musica è finita, io non vedo l'ora, sono gasatissima e non vedo l'ora di essere sul palco con Fede Poggipollini, e abbiamo preparato una cosa davvero bella insieme all'orchestra. E anche voglio ringraziare Daniel Bessonzo con cui abbiamo arrangiato il pezzo, anche Davide Simonetta che l'ha prodotto e tutto. Sono impaziente di farvelo ascoltare perché per me è veramente un bel momento di musica, è una bellissima occasione per dire, ribadire che la musica non è finita. Ecco, questo è un po' il pensiero che c'è dietro a questa scelta e anche a questo arrangiamento, che è proprio un momento di musica, di gioia per la musica.
Allora, a proposito di numeri, 10 anni di carriera e poi Nuda 10, proprio in concomitanza del festival, una riedizione dell'album. Esattamente, una riedizione dell'album, dentro ci sono 6 pezzi nuovi, tra cui chiaramente 10 che dà il titolo a questa nuova forma di Nuda. E sono molto felice di tutto quanto questo progetto perché ho avuto nel tempo possibilità davvero di aggiungere sempre dei concetti, degli aspetti ulteriori. E una cosa di cui ad esempio sono felice è il fatto di aver potuto anche chiudere il cerchio con questa copertina in cui il fatto di spogliarsi metaforicamente e interiormente diventa poi anche un gioco per dire adesso che sono libera faccio quello che diavolo voglio, no? E poi sono fortunatissima a poter dire di aver raggiunto questi 10 anni di carriera con una canzone che si chiama 10, che è casuale, al Festival di Sanremo, cioè incredibile. Quindi un sacco di cose che sono incastrate bene. Si sono incastrate bene, mi fa molto piacere soprattutto che in un periodo del genere tu abbia trovato frasi, forza, energia per andare avanti con uno spirito diverso, migliore, che è quello che serve a tutti noi. Allora, grazie mille ad Annalisa, grazie di essere stata qui su Radio Bruno. Grazie mille a te, un bacione. Mua. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.